squadra mia, la domenica di mio. Buonasera a tutti e grazie di esserci, grazie di essere su Foggia TV 99. Il mio pensiero va all'ottavo canto di Dante. Lì c'erano i detrattori, coloro che dovevano per forza calunniare, coloro che dovevano per forza denigrare, e Dante le ha messe nel 18° canto della Divina Commedia, le ha messe nell'ottavo cerchio. Fortunatamente noi abbiamo fatto come il colibrì. Il colibrì è un uccellino che durante, questo è una favola africana, durante un grosso incendio nella foresta tutti gli animali uscirono fuori e l'ultimo il leone, che vide un colibrì entrare dentro la foresta, e il leone disse: ma scusami, dove vai? E lui disse: io vado a dare il mio contributo a spegnere il fuoco. E il leone disse: ma con solo 4 gocce? Sì, con solo 4 gocce. Noi di Foggia TV 99 ci abbiamo sempre creduto. Forza Foggia! Bravissimo! Barbari, io stavo alzando e me ne stavo andando. Ecco qua, il nostro editore, grazie di esserci, grazie a Lello Scarano. Grazie. Ecco qua, Kick-off, sempre con noi Tiziano e il trio delle meraviglie, nonché solo Foggia, Mancano, Vigilante Attini. Allora, parola prima all'editore, non perché l'editore, ma lo facciamo solo per anzianità e perché quei pochi capelli che avevi se li hai giocati questa sera. Perché è quello più sobrio, Mario. Ma non lo so, guarda, cosa siamo dici? Lasciati andare tutti quanti. Oltre che il grazie, cosa diciamo a questi ragazzi? Non Prego. Vorrei esagerare dicendo Prego. Eroici, perché in una condizione psicofisica non ottimale il Foggia è riuscito a pareggiare a Crotone contro una squadra decisamente più forte del Foggia stesso, almeno sulla carta, per quelle che sono le potenzialità di un organico a disposizione di Zauli. Però ecco, quando si getta il cuore oltre l'ostacolo si riesce a superare ogni difficoltà, e il Foggia anche questa sera ci è riuscito, regalando una grande emozione, un grande entusiasmo a tutto il popolo rossonero. Sappiamo che per le vie di Foggia si stanno fuochi d'artificio, caroselli di auto. In alcuni quartieri sembra Capodanno. Questa città ha bisogno di questo, di queste soddisfazioni, visto che purtroppo di questi colibrì, di questi colibrì, visto che purtroppo su altri fronti le cose non ci vanno benissimo. E l'ha messo nell'ottavo cerchio. Annunciamo che effettueremo una serie di collegamenti, sì, anche da Crotone. Cercheremo di portare ai nostri microfoni, diciamo sui nostri teleschermi, anche qualcuno insospettabile. Ci proviamo perché il momento merita, perché visto che adesso il Foggia affronterà le semifinali, saranno azzerate le posizioni della classifica della stagione regolare, anche quindi si parte alla pari con tutti quanti. Affronteremo il Pescara. Anche se che c'è? Partiremo con lo svantaggio della prima partita. Vabbè, però lo Zaccheria. Oggi abbiamo dimostrato che ormai anche fuori casa non ci importa nulla. Tiziano, sì. Picasso diceva: tutto ciò che è immaginabile è reale. È vero, ma io... Questo era inimmaginabile, è una cosa che noi immaginavamo tutti quanti, che potevamo farcela. Quindi tutto ciò che è immaginabile è diventato realmente reale. Possiamo dire ai tifosi che ci stanno seguendo da casa che adesso siamo nella normalità. Probabilmente se ci seguivano a microfoni spenti e dietro le quinte, insomma, c'era una redazione in fermento. Ci siamo lasciati nonostante lo 0-2 del primo tempo, devo e sono testimone, ci abbiamo sempre creduto, dopo il gol di Frigerio ancora di più. Quella palla sembrava ormai innocua, invece si è infilata nell'angolo. Poi il gol di Beretta, che è entrato giusto il tempo di pareggiare la partita, e poi è tornato. Io eviterei solo quello che aveva promesso Giovanni Vigilante in caso di fino alla fine. Il bacio in bocca te lo do. No, allora, dottor Mangano, cosa
ti è piaciuto di più di questi ragazzi? Devo dire la verità, ancora adesso sono entrato, pensavo di stare nella trasmissione di Piero Angela, sì. Capivo più niente. Però posso dire, posso dire una cosa, in effetti mi è piaciuto molto il post di Peppino Baldassare, che non possiamo, che salutiamo, che non possiamo ripetere, però dice tutto preoccupeggiando e mette Anderrico alla semifinale. Mi dà un biscotto da gara, scusate, ci vuole. Cosa ti è piaciuto di più? Beh, che di questo Foggia di più. Mi è piaciuto anche l'ambiente di Foggia TV, siamo stati veramente, abbiamo, non lo so, hanno oggi Foggia TV ha rischiato le telecamere, ha rischiato proprio l'incolumità fisica di ciascuno di noi, ci siamo abbracciati, questo è il bello del calcio a cui faceva riferimento Lello, ci vuole a Foggia, noi siamo foggiani, dobbiamo crederci sempre, sappiamo che adesso è ancora difficile, però insomma abbiamo dimostrato che il cuore oltre l'ostacolo, la saper, ecco, entrare, io penso che l'immagine di Beretta dica proprio qual è il sacrificio di questa squadra, cioè un calciatore che in condizioni che normale esulta, che esulta con normale, le palle in mano. Normale non può, normalmente non poteva essere in campo, però siamo in orario ha chiesto di entrare e si è infortunato realizzando fra l'altro un bel gol, un ha toccato Mario, per una questione di scaletta, scusami, se ci hanno scattato il cane. Vabbè, io pregherei la regia, salutiamo Camille Franca, perché anche lui ha partecipato, voglio dire, alle emozioni di questa partita. Magari siccome a Crotone ci sarà un po' più di tempo, sì, per poterci collegare, magari potremmo effettuare il primo collegamento con il direttore sportivo di Bari, che sicuramente sta in una posizione un po' più tranquilla per poterci collegare. Beh, vogliamo ricordare il numero WhatsApp? Sì, sì, il numero WhatsApp 93 03 127. Allora è difficile condurre questa trasmissione perché hai tutti i conduttori. Scusaci a priori. Se... Prima di andare dal direttore, vediamo, volevo sentire l'opinione adesso dei due nostri amici con Giovanni Vigilante e Attini. Prego Giovanni, allora, questo Foggia, una sintesi, una tua emozione. Cosa hai provato? Ci hai creduto? Sì, ci ho creduto. Il secondo tempo stellare, il Crotone che ha tirato i remi in barca troppo presto e il Foggia che ha fatto di necessità virtù, ha trovato un gol fortunoso secondo me con Frigerio, tra l'altro al 51esimo minuto della partita, sì, il 51esimo del secondo tempo, cioè quando aveva segnato già Frigerio. 51esimo può essere solo nel secondo appunto, tempo. No, non volevo correggere. No, volevo dire a Mimmo Attini. Al 51esimo, cioè quando... Sempre del secondo tempo. Sempre del secondo tempo. Regolamentare. Quando cioè aveva segnato già all'uscita nella regular season, solo che c'era andata male perché poi avevamo pareggiato con l'autogol di Garattoni all'ultimo minuto. E quindi il Foggia da quel momento è stato padrone del campo e ha fatto di necessità virtù. Perché... Una squadra che dà animo e cuore, secondo me, è la risultanza del carattere. Anche senza allenatore in panchina. Ma certo, è la risultanza del carattere, e dell'umore, della forza di Delio Rossi e oggi anche di Fedele Limone, che ha avuto l'incombenza e ha avuto il compito rischiosissimo di sostituire Delio Rossi da piano terra. E non so se avete visto, ogni volta che veniva in Mario sì, Delio Rossi non stava mai in collegamento con Limone. Sì, ci hanno inviato un video della città, ve lo mostro perché è giusto. Perfetto, prego. Sì, bellissimo, sappiamo già, noi siamo qui negli studi a tenervi compagnia e spero che la nostra compagnia vi fa piacere e condividiamo insieme l'emozione, perché quello che si evince in tutti quanti noi è l'emozione. Fare questa trasmissione è una trasmissione che da secondo me ci sarebbe qui ci vuole il defibrillatore, fortunatamente ce l'abbiamo nella TV un defibrillatore. È veramente stata emozionante, è stata emozionante anche per voi a casa. L'avremmo fatta anche se andavano male le cose, diciamo. Sì, 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 l'avremmo fatta comunque, e comunque mi sento di dire grazie a questi ragazzi, grazie alla società, grazie a tutti coloro che realmente hanno creduto fino all'ultimo. È vero,
ci sono stato durante l'anno mille problematiche, non uno, mille, ma noi dobbiamo credere come dobbiamo credere in questa città e come dobbiamo credere che ce la possiamo fare. Questo è l'importante, ce la possiamo fare. Allora, Tini, prego. Niente, ma tutto è possibile quando poi Frigerio ti fa un Eurogol del simile. un gol da Jalappas. Sì, ci stiamo ancora chiedendo, ma è gol, cioè dopo non ci credevamo. Però è bellissimo, bellissimo vedere i giocatori buttare, come si dice, come dicono quelli bravi, il cuore oltre l'ostacolo. Mario, non ti voglio rubare il lavoro, ma vogliamo dire gli altri risultati, perché c'è una notizia fondamentale oltre la qualità. Sì, adesso stavo arrivando. No, volevo dire proprio da Tini, del suo intervento, che questo sta a significare che anche coloro che sono grandi professionisti possono cadere, come c'è il proverbio giapponese, lo dobbiamo dire, certo. Perché se non diciamo il proverbio giapponese... Noi non andiamo a dormire, ce l'andiamo. Cioè, facciamo come prima di dormire, quei due o tre proverbi anche, giapponesi me li gioco. Anche le scimmie cadono dagli alberi. Quindi, certo, nonostante la grande esperienza, anche le scimmie cadono. Noi siamo seduti, eh. Così il Crotone, con una squadra da Serie B e con 19 punti che ci ha lasciato dietro in classifica al finale del campionato, il Crotone ha perso. Quindi bisogna sempre aver fiducia e mai arrendersi. Tiziano. Sì, hai detto bene, perché è una squadra che ha dimostrato anche stasera di non arrendersi mai, di crederci fino in fondo. Abbiamo una squadra ridotta all'osso sia fisicamente. Presidente, ma anche intervieni in diretta, dacci questa soddisfazione. E anche stasera abbiamo visto Beretta entrare in campo, probabilmente non era in condizione di poter giocare. Rossi l'ha buttato nella mischia perché serviva l'attaccante che la mettesse dentro. Beretta ha segnato, poi si è fatto male di nuovo. Abbiamo visto ancora una volta anche stasera la forza di questo gruppo, la compattezza di questo gruppo. Si sono aiutati in campo, qualcuno nel primo tempo era fuori posizione, Delio Rossi è stato bravo nella ripresa a riportare le cose nei giusti binari, con Contec al centro, dove lì è il suo ruolo, e poi ha funzionato un po' tutto l'organico. Dopo il gol di Frigerio la squadra ha preso in mano le redini della partita e ha messo alle corde il Crotone, che diciamolo, dall'80esimo in poi ha cominciato ad avere davvero paura di non farci. Ecco qua, grazie direttore, buonasera. Buonasera. È stata una partita entusiasmante, penso, no? Una partita bellissima, e alla fine bisogna fare i complimenti a questo Foggia, che veramente sta facendo un qualcosa di fuori dal normale, al cospetto di squadre costruite con tanti soldi, e di fronte aveva il Crotone, una squadra completa in tutti i ruoli, a differenza del Foggia, che purtroppo è un po' di partite che ha difficoltà nel dover mettere gli 11 in campo. Quindi veramente i complimenti di vero cuore ad una squadra che è in autostima. E poi, quando qualcuno dice fortunato, sì, la fortuna se la porta dalla sua parte, se la sta portando dalla sua parte, perché la fortuna aiuta gli audaci, e in questo momento il Foggia veramente tanto, tanto audace. Io credo che a un certo punto è iniziato a battere un cuore rosso-nero nei calciatori del Foggia, perché hanno rispecchiato quello che è il tifo, che tu conosci bene, il tifo e i tifosi del Foggia. Ma la forza che ti dà il 12° uomo in campo in positivo e in negativo, perché effettivamente nei momenti di difficoltà, volevo intendere quando qualcosa purtroppo può non andare nel verso giusto, purtroppo ci possono essere delle esplosioni esagerate, però allo stesso tempo è un tifo che penso ci siano pochi. Poi da parte mia forse sono anche di parte, l'ho vissuto in tutto e per tutto, e quindi so cosa ti possono dare e cosa ti arriva durante una partita. Quindi sai benissimo anche che adesso ci tocca l'amico Zeman, Foggia-Pescara, domenica. Voglio ricordare ai nostri telespettatori che il 4 giugno l'andata Foggia-Pescara, l'8 giugno ci sarà Pescara-Foggia.
Cosa pensi di questa sfida adesso? Ma guarda il destino come ci ha messi. Guarda, il destino è molto assurdo. È assurdo e dico che nulla è scontato. Si arriva alla semifinale, si arriva, non so, ora bisogna vedere perché ci saranno tanti altri problemi da sistemare, anche perché si gioca a distanza di pochissimi giorni, quindi sì, il recupero è pochissimo e bisogna vedere chi si riesce a recuperare. Sarà una bella partita, anche perché il Pescara è una squadra importante, una squadra forte, ma come in questo momento è anche il Foggia, una squadra fortissima per quello che sta dimostrando. Se è arrivata alle semifinali vuol dire che ci saranno due squadre importanti che si affronteranno e se la giocheranno al meglio. Lello Scarano, prego. Vabbè, è inutile dire che Peppe, insomma, al di là degli aspetti professionali, ti fa Foggia, insomma, questo ce lo devi con te, lo sappiamo che tu ti Foggia. Ma non devo neanche dirlo. Ma mi chiedevo, tu sei in scadenza adesso con... Ma perché questa domanda, caro Lello? No, così. Aspetta, non ho sentito, Lello, se puoi ripetere. No, non è vero, non è vero che non hai sentito, l'hai fatto apposta. No, dicevo, tu sei in scadenza al 30 giugno? Sì, sì, sono a scadenza a Castellammare, sì. Ecco, no, vabbè, era giusta una mia curiosità, considerato che da queste parti probabilmente ci sarà bisogno di un altro direttore sportivo. Però adesso non facciamo voli troppo pindarici, pindarici, pindarici. Verso il... Ma pensa io a fumare una sigaretta. No, Peppe, tu dicevi giustamente che a volte in queste gare cominciano a saltare anche gli equilibri, come dire, tecnico-tattici, perché a volte lo spirito di squadra, la buona volontà, l'essere nel momento di entusiasmo riesce a superare anche il gap, perché parliamoci chiaro, di fronte il Foggia aveva una squadra decisamente più forte sulla carta, e anche i punti in campionato lo dimostrano, credo 18 punti di differenza, 19 punti di differenza in campionato sono tantissimi, per quanto il Foggia non aveva mai perso col Crotone quest'anno. Ma guarda, Lello, hai detto una cosa giustissima. Ad oggi non contano i valori, conta il cuore, il senso di appartenenza, quel quid in più che il Foggia, che i calciatori del Foggia stanno mettendo dal primo all'ultimo. Io ho seguito tutte le partite dei playoff e posso dirti che quello che ho visto io è un qualcosa di veramente straordinario. Davvero stanno mettendo il cuore oltre l'ostacolo, stanno veramente buttando il cuore oltre l'ostacolo, e quindi ecco perché ti dico, tutto può accadere, tutto può succedere. Il calcio è bello proprio perché non c'è nulla di scontato. Tiziano Enrichiello, per te, prego. Ciao Peppe, volevo prima dare una notizia che è appena arrivata. I giocatori del Foggia, nel rientrare negli spogliatoi, qualcuno è stato aggredito dai giocatori del Crotone nel sottopassaggio. Quindi questo dispiace. Questo è una notizia che è arrivata proprio in questo momento. Beppe, con la tua esperienza, dall'alto della tua esperienza, quando si arriva a questi livelli, in queste partite dove si gioca per dentro o fuori, si è ridotti come il Foggia questa sera ai minimi termini, oltre alla grinta e all'orgoglio, cosa si butta in campo per portare a casa questi risultati? Non c'è esperienza che tenga, perché queste sono situazioni che solo chi le vive, e in questo momento loro le stanno vivendo, possono capire. In questo momento è il loro orgoglio, il loro cuore, la voglia di superare gli ostacoli in tutte le maniere. Questo è quello che il Foggia sta portando avanti, perché è veramente una rosa ridotta all'osso, e io mi auguro che qualche giocatore che fino ad oggi è stato infortunato possa recuperare per poter dare una mano, almeno per avere qualcuno in più. Speriamo, anche perché lì davanti qualcuno. Davvero sono in pochi. Ultima di domanda e ti lasciamo, Mangano, prego. Ciao Peppe, io penso che il Foggia sia partito anche favorito in questa quarto di finale. Ti spiego perché il Crotone è vero che sulla carta era molto più forte,
Però parliamoci chiaro, il Crotone non ha mai lottato per il risultato in questo campionato, perché ha fatto i punti, sì, però non ha, era chiuso, il primo posto ormai non c'era più, il terzo posto era abbastanza lontano, quindi poi è stato un mese fermo, cioè è mancato proprio il ritmo partito, la voglia di raggiungere il risultato. Praticamente la vera prima partita importante l'ha giocata stasera, forse il Crotone ha pagato anche questo, considera che ha giocato bene il primo tempo, ha fatto bene a fare il secondo gol, poi invece di cercare il terzo praticamente ha avuto paura, ecco, forse è mancato proprio questo, gli allenatori non hanno saputo dare forse quella mentalità vincente. Alberto, ha toccato un punto importante, nel senso, hai ragione, il Crotone non giocava da un mese e tre giorni, il Foggia invece era già abituato a un certo tipo di allenamento, un certo tipo di partita, e anche per quello che ha vissuto nel recupero fatto contro il Cerignola, penso che avesse un qualcosa in più, cioè ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto al Crotone, quindi ciò che hai detto è veritiero. Resta il fatto che una squadra che vince 2-0 con una rosa importante deve portare a casa il risultato, quindi secondo me deve fare un po' di mea culpa, secondo me. Beppe, un po' di pazienza, vigilante per te. Beppe, scusami, un po' di pazienza te la chiedo io, perché scusami se ti faccio la domanda. No, scherzi a parte, tu che sei stato un ottimo calciatore con una grandissima carriera prima di essere un ottimo direttore sportivo, quanto può trasferire un allenatore con il suo carattere alla squadra? Quanto questa qualificazione è opera di Delio Rossi? Allora, partiamo dal presupposto che Delio Rossi è un allenatore con un'esperienza importante, sicuramente ha trasmesso a questa squadra, ma senza ombra di dubbio. Poi è normale che sono i calciatori che vanno in campo, ma la sua esperienza in questo momento si sta vedendo, quindi faccio i complimenti al mister, perché penso che abbia dato tranquillità, serenità e anche quel qualcosa che gli ha permesso oggi di arrivare in semifinale. Ci vediamo domenica a Foggia. Allora. Tu dici così, Peppe, perché è stato il tuo allenatore quando hai fatto quello splendido gol a Perugia, o no? Io voglio ringraziare. Bravo. Voglio ringraziare. Guarda, tocco un aneddoto. Guarda, Delio Rossi è arrivato al Foggia e quest'anno io ho preso Novellino. In quella partita Novellino era col Perugia e Delio Rossi era con il Foggia. Si è chiuso il cerchio, devi tornare a Foggia, dai. Devi tornare a Foggia. Io, voglio ringraziarti e prima di lasciarti però, per i nostri telespettatori, non per noi, quali sono i punti di forza del Foggia e i punti di forza del Pescara? E basta. Come calciatore, come direttore sportivo, come esperienza, la tante esperienze. I punti di forza del Pescara, i punti di forza del Foggia, i punti di debolezza del Foggia, i punti di debolezza del Pescara. Per anche perché Peppe conosce entrambi gli allenatori per averli avuti. Sentiamo un po', voglio sentire la sua opinione. I punti di forza ad oggi sono i due allenatori, dei punti importanti, dei punti di forza importanti. Calciatori, ciò che sta dimostrando il Foggia fino ad oggi, sta dimostrando di essere una squadra che oggi è arrivata in semifinale, quindi una buona difesa, una buona fase difensiva, di non possesso e anche un grande centrocampo. Lì davanti è normale che sono rimaneggiati, però stanno dimostrando di fare grandi, cioè veramente stanno facendo grandi cose tra mille difficoltà. I punti di forza del Pescara sono un attacco importante, un centrocampo importante. Dietro possono peccare, ecco, dietro il Foggia li può far male. Questo perché? Perché comunque ti lasciano degli spazi. Questo può essere questo è il mio punto di vista. Grazie, gentilissimo, grazie da parte di tutti quanti noi, dal Foggia TV 99 e dai nostri telespettatori. Grazie, ciao Beppe. Grazie, ciao Beppe. Grazie Beppo, grazie a voi, buona serata. Ciao. Posso fare una considerazione? Allora, scusa, volevo solo dire un paio di cose. Sì. Intanto abbiamo provato a far intervenire Canonico, che però in silenzio stampa coerentemente ha detto: voglio continuare in questo momento ad uscire, infatti sta per uscire con un comunicato stampa, preferiamo ancora continuare su questa linea che tra l'altro ha portato bene. E quindi anziché intervenire sta per scrivere un comunicato stampa.
Poi ricordiamo invece un altro aspetto che per quanto riguarda la prossima partita mancherà Rutiens che era adesso andiamo sui l'unico nostri... diffidato però recuperiamo Leo e anche da questo punto di vista ci è andata abbastanza bene perché con 9 diffidati speriamo che non sia successo intanto, nulla negli intanto ti confermo la notizia che è volato qualche pugno nel sottopassaggio ma fra un po' ci colleghiamo tra un po' ci dovremmo collegare e purtroppo non c'era Delio Rossi perché se riusciamo a collegarci con uno che è interessato parte interessato io vorrei invece lanciare una provocazione ma quanto è assurda questa formula playoff dove 3 su 4 delle teste di serie sono state oggi eliminate e quindi vuol dire che chi gioca di più ha ragione su chi ha un mese e quasi fermo, e mezzo di fermo. Beh, quest'anno poi si è aggiunto lo slittamento dovuto ai problemi di giustizia sportiva, per cui il tempo si è dilatato. Conviene classificarsi quarti che anziché secondi. No, beh, ritengo che la roulette è per tutti. Vale sì. Per tutti, però 3 su 4 solo il Cesena che tra l'altro ha pareggiato 0-0 e 0-0. Cioè non... Le squadre quelle sono, cioè devono andare lì, quelle devono salire. Purtroppo vale per tutti, anzi mi sembra che forse molto probabilmente dovrebbero aumentare il numero della Serie A. Se non aumenti il numero della Serie A, scalare la Serie B, però la formula di questi playoff con 28 squadre, che è veramente un altro campionato. Hanno dato la possibilità a tutto, anche la decima, di partecipare. Mette a serie il repentaglio delle nostre coronarie, noi ormai siamo giornalisti vicino ai 60, quindi... non è giusto, insomma, i nostri cardiologi vicino da sotto e da sopra parla per te vicino superati invece sì. Volevo fare una considerazione e questo mi preoccupa al di là dell'ottimo primo tempo del Crotone in dubbio però noi abbiamo avuto l'uomo che in questo periodo è stato determinante Peterman che non ha giocato bene cioè secondo voi non sta bene nessuno era uscito malconcio dall'ultima partita ed era anche in forza peccato perché non abbiamo visto il Peterman ma Peterman è pronto per domenica come un altro grande applauso io lo farei a Dalmasso che nel primo tempo ha arginato tutte le che è diventato anche il portafortuna a questo punto no, vogliamo trovare il pelo nell'uovo di questa partita? Godiamoci questa partita vediamo cosa dicono anche i nostri probabilmente l'assetto difensivo del primo tempo era sbagliato insomma eccessivo ha dato parecchio spazio. Pasquale e Kontek hanno dimostrato che insieme purtroppo non riescono a coesistere e quindi nell'intervallo Delio Rossi ha deciso poi di mettere in campo Rutiens che probabilmente che sulla fascia, insomma, sarebbe stata la soluzione migliore anche sui colpi visto che noi abbiamo preso 2 gol praticamente sulle palle alte Rutiens probabilmente in quelle circostanze ma l'allenatore è quello di Panettuno no. Paoli non parliamo di Panettoni che è fallita anche l'azienda di Campanelli infatti poi il Chievo eccetera eccetera io volevo anche questa è un'altra trasmissione devi fare il bravo questo è Marchitello quello è preciso volevo anche comunque fare un plauso alla società per quanto ne abbiamo sentite quest'anno per quanto ne ha subito il canonico voglio dire dobbiamo essere sinceri voglio dire hanno fatto tanto questi ragazzi adesso chi ci ha creduto chi non ci ha creduto a volte ci siamo arrabbiati un po' tutti abbiamo cambiato i 4 mister eccetera eccetera quindi oggi c'è da dire grazie c'è da chiedere scusa a chi ha troppo infierito secondo me perché se oggi siamo qua è perché c'è stato qualcuno che ci ha creduto che ci ha messo i soldi e che ci ha dato la possibilità quantomeno di vivere delle emozioni molto belle emozioni che ci fanno stare alle 11:30, mezzanotte, alle 23:30, 24, ancora qui insieme con voi. E questa è la cosa più bella, vivere il calcio nella parte sua nobile, perché viceversa, voglio dire,
poi è molto più facile. A proposito di Nobile, vogliamo fare gli auguri nell'ottavo girone. che Nobile, che ha subito un'operazione, uno che comunque è stato l'artefice, Nobile, il portiere del Foggia, sì. che è stato l'artefice, in bocca al lupo e speriamo di allora intanto la città è in delirio, sì. Io ho girato qualche immagine, non so se anche io, vediamo anche se ha dato delle immagini. Intanto gli scontri erano cominciati già al centro del campo, dopo il fischio finale tra il direttore generale del Crotone, Bacca, e poi è proseguito negli spogliatoi. Speriamo che non ci siano conseguenze. Ma questi sono gli stracci comunque di Foggia, dello Zaccheria, che già si sono beccati allo Zaccheria e poi comunque se la sono riportati lì. Speriamo di non avere altri squalificati. Se vi ricordate, c'è una scena sul 2-0 che si è alzata la panchina del Crotone e infieriva contro la panchina del Foggia. C'è questa scena ripresa dalla Rai e chiaramente poi è andata a finire diversamente. Mario? Sì, prego. Dobbiamo andare in pubblicità. Sì, grazie. Pubblicità. Grazie al nostro regista. Gioielli, rivenditore dei marchi più prestigiosi di gioielleria, orologeria e argenteria. Inoltre offre un servizio di assistenza su orologi e gioielli di ogni genere. Gioielleria Tonino Pastore, dal 1960. Gioiellieri per passione. Via Arpi 98, Foggia. Da Foggia a Sant'Agata di Puglia, viaggi gratis tutte le domeniche per trascorrere una giornata indimenticabile sulla Loggia delle Puglie. Viaggio e visite ai monumenti gratuiti. Info su www.comune.sant'agatadipuglia.fg.it. Osteodolor con estratti di arnica, mentolo, artiglio del diavolo. Crema a base di ingredienti naturali, grazie ad un effetto termico, dona sollievo immediato. Osteodolor, la nuova farmaceutici, Diego Del Vento. Bar Coco vi attende in via dell'Immacolata 32 a Foggia per gustare aperitivi, gelati e un'ottima pasticceria curata dall'arte del maestro pasticcere Gennaro Volpe. Vi aspetta inoltre per festeggiare onomastici, compleanni, lauree e vedere insieme le dirette calcio ed eventi sportivi. Offre inoltre servizi pagamenti e tabacchi. Monteleone, con i suoi 842 metri, è il comune più alto della regione Puglia, borgo della pace e dell'accoglienza. L'aria salubre e la bellezza di questo borgo rappresentano oggi un valido motivo per porre Monteleone tra gli itinerari turistici dove poter gustare presso i tanti ristoratori le genuinità dei prodotti tipici. Auto di Carlo, la città delle automobili. L'indirizzo giusto o ideale non esiste. La scelta va fatta da ciò che è leader, da ciò che siamo, da ciò che vogliamo nella vita e da ciò che possiamo fare. L'Istituto Professionale Pacinotti di Foggia è un istituto che risponde alle esigenze concrete per creare sin da subito il nostro futuro. Insomma, rendiamo concreti i vostri sogni e i vostri pensieri. Ti aspetti allora? Scegli l'indirizzo che va per te. Venite all'Istituto Professionale Pacinotti. Vi aspettiamo! La gioia è immensa, senza ombra di dubbio, però poi a un certo punto c'è anche la realtà. La realtà è che domenica sera, ore 20:30, c'è Foggia Pescara. Mangano.
Allora, mi fai salutare innanzitutto la mia famiglia, mia moglie e mia figlia che non seguono il calcio, però stasera... Però seguono te, seguono te. No, non seguono, seguono me, seguono te. Perché oggi è una partita importante. Ciao Maria, ciao Tania! Allora, niente... Scusate, una comunicazione di servizio. Sì, sì, prego. Giusto. Va inserito l'altro numero di WhatsApp, quello di Kickoff, perché altrimenti non riusciamo a certo. leggerli i numeri. Lo dico a Carmine Francavilla, questo è quello di, credo, di Zafò, ma in questo momento non abbiamo questo numero a disposizione. No, questo chiediamolo questo. Chiediamo questo di scusa. Squadra grande. Squadra... Ah, questo è di squadra grande? Sì. E dove sta il... E arrivano qua. Ah, ecco, ecco. Allora li facciamo... No, mettere... qua stiamo un breve tutto qua. arrivano i messaggi. No, se vuoi aggiungere quello... No, basta che li leggiamo. Qua arrivano i messaggi e li leggono su quelli di Kickoff. Capito? È quello di Kickoff, stiamo ancora... Allora, prego. La partita col Pescara. Io avevo detto prima di questa partita che secondo me lo scoglio più importante era il Crotone. E diciamo fino a qualche minuto fa pensavo fosse ancora così. Adesso insomma comincia entriamo altri scogli. Entriamo in un altro scoglio. Ecco, innanzitutto dimentichiamo i 4-0, il 0-4, questa è un'altra partita. La partita è sentita, ma secondo me è sentita soprattutto perché è il Pescara, non per Zeman, non per altro, perché poi ognuno fa il suo mestiere, ognuno ha deciso di sposare certi progetti e di non sposarne altri. Noto una vena polemica. Guardate. Cosa sta succedendo a Foggia in questo momento? Siamo al centro, siamo in villa più o meno, sì, credo sì che sia Piazza Cavour, fuochi d'artificio, Piazza Cavour, bellissima, e questo e non è una barzelletta, e questo è l'entusiasmo giusto per far crescere questa città, è l'entusiasmo bellissima. Che comunque quando vogliamo essere uniti riusciamo a fare molto bene, è questo che mi fa piacere, cioè l'unità. Ci deve unire, ma non solo i colori del Foggia, ci deve unire la città di Foggia tutte le sue brutture, ma con tutte le sue bellezze. Siccome i fuochi sono stati comprati prima della partita, vuol dire che la gente ci credeva, come ci credeva Vigilante quando ha portato l'alcol in questa sede. Un'altra comunicazione di servizio, siccome in tanti sono preoccupati per il lavandino di Pogliarò, Altem sa che ce li ha portato su lavandino. Quindi, volevo dire che... quello che ha portato bene è che l'amaro era calabrese. Ecco, l'amaro calabrese. Non pubblicizziamo, allora prego. Posso leggere un messaggio? Sì, prego, Mario. Prego. Sì, grande Foggia, grande presidente canonico che ci ha portato fin qui. Saluto i miei ormai amici perché conosciuti sabato allo Zaccheria, Lello Scarano e Tiziano Erichiello, eravamo testimoni di questo tifoso che ci ha avvicinato. Questo Foggia ha deciso davvero di farci venire un infarto. Ora tutti a Pescara, quelli che non hanno la residenza a Foggia, complimenti vivissimi per la trasmissione. Salutoni Salvatore di Ancona. Sì, però posso dire una cosa, non leggete solo quelli a favore di Canonico, perché sennò sembra... già ci chiamano Telecanonico. Poi... Ciao! Ecco qua, chi è pronto? Buonasera. Annalisa Barbaro. Buonasera. Salve. Ciao. Buonasera. Ovviamente con quel po' di voce che ancora resta, perché l'abbiamo consumata tutta per cantare e sostenere questi ragazzi che... veramente oggi sono stati degli eroi, Tiziano, perché di solito gli eroi portano un mantello, però non è sempre così. Qualche volta indossano una maglia bianca con delle strisce rosso-nere e un satanello che è pronto ad inforcare in maniera impertinente chiunque voglia, diciamo, fargli qualche dispetto. Chiedi in quale settore. Che Foggia, in che settore avete visto la partita e che Foggia hai visto? Dai, Annalisa. Allora, Tiziano, noi eravamo in curva con le altre 500 anime. Sì. E devo dire che è stato un Foggia double face, se così vogliamo dire, un po' dal doppio volto, nel senso che il primo tempo un po' forse troppo rinunciatario, un po' remissivo, forse poco coraggioso. Poi nella ripresa abbiamo sicuramente visto una squadra diversa, più combattiva, più tenace, che ha voluto e cercato il gol perché sentiva che il pubblico spingeva, noi spingevamo con tutta la voce e l'orgoglio possibile,
quindi quel gol ha riaperto la speranza e ci abbiamo creduto fino alla fine, noi con loro e loro con noi, e poi è stata apoteosi veramente totale, quindi davvero una giornata fantastica. Tu sai che io ci tenevo a questo giorno perché oggi è il tuo compleanno, ti facciamo gli auguri. Esatto, sì, grazie. Sì, volevo chiedere anche per tranquillizzare tutta la tutte le famiglie dei ragazzi che stanno lì a Crotone, voglio dire, sta andando tutto bene, nessun problema per uscire dallo stadio, ecco, tranquillizziamo le famiglie e i nostri ragazzi di Foggia che sono stati a Crotone, prego. Sì, tutto bene, anche siamo usciti tutti insieme con la scorta che ovviamente ci ha accompagnato fino all'uscita. Ovviamente noi abbiamo deciso comunque di restare qui, quindi non abbiamo seguito il carosello delle macchine, però posso garantirvi che è tutto tranquillo e regolare, senza problemi. E questo ci fa piacere. Ringrazio tanto la signora che è intervenuta da Crotone, prego. Sì, la reazione, Annalisa, la reazione dei tifosi del Crotone dopo il primo tempo e poi alla fine della partita, questo ci interessa sapere. Sì, allora, alla fine del primo tempo loro erano veramente in preda all'euforia più totale, perché chiaramente ci credevano, anche perché la squadra gli dava modo e maniera di crederci. Poi nel secondo gol hanno iniziato a capire che qualcosa stava cambiando, e poi sul pareggio nostro veramente sono rimasti senza parole, loro in un modo, noi in un altro, quindi veramente una serata memorabile. Grazie, gentilissima. Grazie Annalisa, grazie. Buona grazie, serata e buon rientro e speriamo che tutto vada bene. Sono a Crotone stasera, da quando ho capito. Grazie, grazie Annalisa, buon rientro. Dicevamo del Pescara. Sono una dedica. Io solo per ricordare una piccola cosa. Prego. Ciao, scatto tenga. No, vabbè, vado. No, era una piccola. Scusa, professore. Stasera. C'è il comunicato di Canonico. Questo lo leggiamo. Stasera mi mancherà leggere il commento di Giuseppe Roberto. Sì, è vero. Facciamo un applauso a Giuseppe. Questo passaggio del turno è anche per lui. Allora, il comunicato di Canonico lo leggiamo. Prego. Allora, i campioni, dice il presidente del Foggia. I campioni non li formi solo sui campi di calcio e nelle palestre. I campioni li costruisci partendo da qualcosa che hanno dentro, un desiderio, una visione, un sogno. Devono avere abilità e volontà, ma la volontà deve essere più forte dell'abilità. Grazie ragazzi. Il vostro desiderio, il vostro sogno è anche il nostro. Vincere. L'abilità non vi manca, ma è soprattutto con la volontà che state superando avversari e avversità. È la volontà di regalare gioie ed emozioni ai tantissimi che hanno sempre creduto in voi e instancabilmente gridano ovunque Forza Foggia. Abbraccio i meravigliosi tifosi foggiani e tutti i cittadini di Foggia e li invito a riempire lo stadio Zaccheria, ma anche a colorare con bandiere rossonere i balconi della città. Sarà fatto. Stringiamoci con calore intorno a Mister Delio Rossi, a Mister Fedele Limone, ai ragazzi e a tutti quelli che stanno scrivendo questa meravigliosa pagina di orgoglio rossonero. Siamo tra le prime quattro, ma vogliamo di più. Ora andiamo a vincere. Sentiamo un po' il nostro editore che cosa ci leggi qualcosa. Oh, vabbè, qualcuno chiede, ma adesso ci sarà il VAR nella semifinale? Sì, certo. Così come molti hanno chiesto anche come va, cioè nel senso che in caso di pareggio, poi no, pareggio e pareggio, andiamo a supplementare, sì, rigori, allora, e vittorie, non c'entrano i gol, cioè vinciamo noi 2-0, perdiamo 1-0 a Pescara. Passiamo noi sul totale dei gol. Allora, la cosa che adesso salta è che non c'è più il favore del risultato ottenuto nella stagione regolare, quindi adesso sono tutti alla pari. E in caso di parità si va ai tempi supplementari e rigori. Questo chiedevi. Altre cose che ci stanno scrivendo da un po' tutte le parti, da Verona, facendo Complimenti, dalla Svizzera, insomma, Zafò a tutti, mi permetto di dire Zafò a Foggia. Zafò, Foggia, non perché. Hanno detto solo Foggia a tutti. Va bene. Dicevamo del Pescara, prego Attini. No, c'è un omissis da parte di Tiziano, perché pare che il messaggio del presidente finisca con Wagyu Kundamus, perché siamo ridotti. Beh, credo che
credo che saremmo in forse tanti. Qualcuno domenica probabilmente recuperiamo qualcuno. Approfittiamo, recuperiamo. Chi possiamo recuperare domenica? Ogunsei, Garattoni potremmo. Certo, se recupereremo come Beretta. Si fa il gol a Beretta, è stato il Deus ex machina. Ma abbiamo pochi minuti che entra. Non so se ce la fa a recuperare Ogier e Nobile, forse sono quelli che hanno Nobile no, perché è stato operato di menisco. Ogier oggi non è neanche andato con la squadra come Ogunseye. Però Ogunseye, però Ogunseye era Garattoni, che non è poco, perché poi noi diciamo abbiamo visto i limiti, alcuni limiti di Bjarkason in quel ruolo. Bjarkason che può essere di valore aggiunto, ma non è il suo ruolo l'esterno, il quinto di centrocampo, l'esterno di destra. È un ruolo pesantissimo e questo lo dimostrano tutte le reti che ha fatto in campionato Garattoni. E poi rientra Leo che contro che permette nella partita andata ha giocato molto bene centrale o in sua vece eventualmente di Pasquale, dipende pure dalle condizioni fisiche di Pasquale che è uscito alla fine del primo tempo. Tra un po' potremmo vedere una foto direttamente dagli spogliatoi rossoneri, vediamo cosa ci manda. Sì, io però volevo anche, perché anche i nostri telespettatori credo che sono curiosi a questo punto, no? L'opinione vostra su questo Foggia Pescara. Prego. Allora, già ci proiettiamoci. Abbiamo fatto già 60 minuti, quindi adesso proiettiamoci la seconda parte sul... Erano in tanti ad augurarselo, anche all'interno della società, perché insomma, sai, ci si aspetta la classica partita delle partite, al di là della rivalità che esiste con, con la squadra, beh, il fatto che ci sia anche Zeman è un altro elemento che va aggiunto a questa voglia di superare il Pescara. Ecco qui la foto. Bellissima. Come dicevamo prima con Peppe Di Bari, oggi cioè, nei playoff si azzerano tutti i valori che sono stati espressi durante la stagione. Quindi anche come diceva Alberto prima, non guardiamo al 4-0 subito in casa, al 4-0 fatto lì, anche perché tra l'altro con allenatori diversi da questi che sono adesso sulle rispettive panchine. Quindi davvero, cioè, oggi come oggi può succedere di tutto. Se vogliamo vedere il lato negativo, il fatto che il Foggia debba giocare in casa la partita d'andata, però come abbiamo visto questa sera, nulla è precluso nonostante la difficoltà di giocare la seconda gara in trasferta, insomma. Beh, solitamente in questi frangenti l'entusiasmo poi ti porta forza. Io penso anche un'altra cosa. Nell'Orlando Furioso, no, formato da 38.736 versi, c'è il decimo verso che dice: Dio tutto ode e vede. Questa volta ha udito noi e vede il Foggia. Credo molto in questo e credo che per adesso abbiamo una stella, la stella più luminosa del cielo è Sirio. C'è questo Sirio che ci accompagna in questo percorso, che sia Pescara o che sia un'altra squadra. Scusami se ti interrompo, su ma Sirio. Dice che per una trasmissione abruzzese stanno facendo la stessa citazione. Quindi se vale per noi vale pure per loro. Alla fine. Ma la trasmissione abruzzese è ripresa a Foggia. I 38.736 versi dell'Orlando Furioso ti garantisco. Certo, però come diceva prima Giovanni, il fatto che le squadre... Orlando Furioso in diretta. Prego. Ci hanno chiamato dalla galleria di Milano. Ah, prego, Munk, l'urlo. No, quello... abbiamo un'altra immagine dell'arte. Vediamo. No. Olio su teglia. Olio su teglia. Da Oreglia. Da Rotterdam. Senti, no, però voglio... No, se è possibile, l'urlo di Munk, perché è quello che abbiamo fatto noi nello studio. Devo dirvi che abbiamo cenato qui, abbiamo sofferto e poi siamo esplosi con grande gioia bevendo la nostra birra locale. Certo. E non solo. Siamo sfiniti. L'amaro era calabrese, devo dire, perché noi l'abbiamo bevuto apposta. Scaramanzia. Ecco l'urlo. Perché ci dovevamo bere i calabresi. Ecco qua. Così eravamo
tutti quanti noi che siamo qui nello studio. Diciamo che in questo bellissimo, ma che bella che a Crotone invece hanno festeggiato vedendo l'urlo di minchia, perché sono, sono rimasto appeso. Giusto una comunicazione, molti stanno chiamando sul WhatsApp, ma sul WhatsApp mio qua non posso rispondere, quindi dovete mandare i messaggi, non posso rispondere, chiedo scusa, ma è così. Come Mario, posso rubarsi due secondi anche fare tre. Un attimo il conduttore di Solo Foggia, il solito chiedere, Juventino al, pure in no, secondo ti pensavo, pensavo, e chiedere, pensavo che ti dovessi assentare voglio, allora voglio al ricordare al muto Mangano aspetta, voglio, aspetta voglio ricordare prima per chi si fosse messo in contatto adesso che da questa parte abbiamo i tre grandissimi conduttori di Solo Foggia, Zafò e Kickoff, quindi questa è la squadra grande, grande. di Foggia TV 99. Domani sera andrà in onda. Voglio salutare, non ci sa perché venerdì è festa. Lo voglio, è probabile che vada in onda anche domani. Oltre questa, oltre questa squadra, voglio salutare. Voglio salutare la Tuchella che comunque conduce la trasmissione sportiva su, nel telegiornale. Dopo, insieme con Enrichiello, voglio salutare il nostro direttore. E poi voglio salutare il nostro Francavilla che pensava di averla fatta franca, ma franca non l'hai fatta perché noi comunque continuerà questa trasmissione. L'ha fatta solo e ci Villa, vedremo. Non franca ma solo e quindi io ci vedremo. Francavilla pensava di averla fatta franca, il nostro amico nonché editore e regista. 3-4 nomi di Foggia che ti favano Crotone, se volete li faccio. vorrei fare una domanda ad Alberto. Però credo che adesso saranno contenti anche quelli di Cerignola. No, sì, quelli di Cerignola sicuramente. Saranno contenti perché ma comunque. Tu, ma io una battuta. Ma tu immagina quelli che ci hanno creduto fino all'ultimo che il Foggia potesse essere eliminato. Ma quanto male stanno, quanti colpi al cuore stanno subendo? Allora, posso fare questa domanda a Mangano? Cioè, perché voglio sentire, Mangano perché si allaccia a morto. Solo Foggia. È un maggio disastroso per questa polemica. Caro Alberto Mangano, allora innanzitutto facciamo una notazione statistica che il Foggia fino ciao alle Mimmo! Ciao Mimmo! Fino alle semifinali di playoff incontrerà squadre che ha già incontrato nel girone C. Volevamo cambiare un po' aria, niente, invece, non c'è possibile. Voglio chiedere ad Alberto Mangano, mio caro amico, compagno di merende, come dicevo qualcuno, l'opinionista con la maiuscola. Voglio chiedere ad Alberto Mangano, ma adesso sul carro dei vincitori devi far posto a qualcuno tu? Ma che Anna Facca, ma può piacere, ma tu già pensi che a me basta che Zeman ha detto Ufoggi niente di che, e già ne aveva seguito più. Ma l'ha detto dopo la sconfitta di Cerignola, però. Vabbè, ma ha detto ne aveva diciamo. Lo vede domenica, quindi, Foggi, già dai, questo, lo vede domenica. Già cioè. Questo. Poi, sapevo che qualcuno è rimasto in Dumaghe. ma pure a Foggi, sì, quanta gente è rimasta in Dumaghe. Ma domenica per chi ti feranno questi? Che ve ne frega a voi di andare ancora a dire sti stupidi re, chiedi di sua bocca, spusto, tu fai niente. Fanno ancora in tempo, ma Mario questo per farti capire che aria si respira parapatte Solo Foggia. Parapatte per ci scordiamo su tutte cose, no, la tua trasmissione è una trasmissione però, dove gli ospiti sono degnissime persone, nobili. Andiamo da noi, che mi dice. Alberto? Ditemi. Vogliono la tua frase di pace che dici sempre Pax et bonum porta fortuna fratello Alberto bene allora l'aria è abbiamo sempre qualche scatto dagli spogliatoi ecco le pizze sì che ma le banane ah ecco lì gli scatti dagli spogliatoi sì oh. Ecco qua canonico presidente facciamo ma sono foto voglio dire a mezzo busto. Vabbè, proviamo ancora se riusciamo a collegarci con Crotone. Sentiamo se con Crotone il nostro regista riesce a collegarsi. Attini,
vengo da te. No, ti dico meglio di no. Cosa, meglio hai fatto bene a tranquillizzare le famiglie per i parenti che sono a Crotone. Sì. In realtà preoccupatevi per quello che sta succedendo a Foggia. A Foggia c'ho pure mio figlio in giro. A Foggia è grande festa. Sì. Attini, questa partita col Pescara ti senti un po' a scuola? Sì, a scuola, a me non mi chiamavano Attini. Ma io sei professore, tu Attini. Sei pure il primo Attini, non avevo Attini, Attini, questa partita col Pescara, sì. Noi abbiamo fatto la domanda al direttore sportivo prima, no? Ma qual è la tua visione di questa partita? Ora mi chiedo, se hai fatto la domanda al di Bari che capisce di calcio, perché gliela fai a Attini adesso? Ma io ti rispondo da tifoso. Anche lui ha la sua propria visione. Di Bari ha la sua visione. L'hanno vista anche a Siponda, hanno visto la partita stasera. Soprattutto. Salutiamo il sindaco Mimmorale. Allora, Di Bari ha la sua visione. Se io chiedo a Foggia, 160.000 abitanti, hanno tutta una visione diversa. Allora, no, ma noi invece, siamo qua, diamo la nostra visione. E chiedo conferma a voi, che magari siete più esperti, che Zeman sia un po' più attento nella fase offensiva, perché i giocatori non gradivano molto il fatto. È vero o non è vero questa la fase offensiva? No, difensiva. Ah, hai detto offensiva. No, perché se no non era cambiato. No, erano nulla. Un po' scontenti perché erano troppo scoperti. Invece Zeman sia un po' più attento. Non dico. Lo so. Noi, cioè, Non scherziamo che poi il Pescara ha fatto un percorso importante, perché ha fatto anche il Pescara, ha ribaltato una situazione che praticamente è partito stasera come stava il Foggia, però è stato bravo a segnare per primo, poi ha portato a casa la partita. Poi il Pescara non è come il Crotone, il Pescara è stato meno fermo rispetto al Crotone, cioè rispetto al Foggia c'ha 4 giorni in meno, sì. È giusto? Sì. Poi, quindi adesso abbiamo scherzato sul Pescara, ma certamente, come ha detto Di Bari, che chi arriva tra i primi 4... All'andata il Pescara in inferiorità numerica è riuscito a vincere la partita. Sì. Oggi era in Lentella non è riuscito a fare la stessa cosa. Oggi. Zeman lo conosciamo, sì. È imponderabile da questo punto di più. Vista. Mi dispiace che Zeman si è picchiata a vendette che Lentella ne hanno persa qui la vita. Va bene, posso salutare un amico di questa emittente, anche delle nostre trasmissioni, Raffaele Tamburrano. Ah, certo, che venerdì, certo, durante il kick-off aveva augurato a Jack Beretta di segnare un gol decisivo. Ci ha visto bene, perché stasera Beretta ci ha portati in semifinale. Sentiamo l'opinione di Enrichiello riguardo alla partita con il Pescara, che poi io ritengo sempre con Rastand, che dice che di notte è bello vedere e pensare alla luce. Noi di notte stiamo vedendo il Foggia. Ci dà la strada, allora, per vedere la luce. Tu mi chiedi di Foggia Pescara, io sto ancora godendo. È della luce. Io sto ancora godendo per Crotone Foggia 2-2, quindi in questo momento non sto pensando al Pescara. Ma come mai hai la voce bassa? Forse abbiamo urlato. Non sto pensando al Pescara, però anche prima di Crotone Foggia eravamo preoccupati, perché affrontavamo una squadra che aveva fatto più punti di noi, era arrivata seconda. Adesso c'è il Pescara, noi abbiamo perso all'andata 4-0 a Foggia, ne abbiamo dati 4 al ritorno, c'è Zeman sulla panchina. E questa è un'altra partita che ci dobbiamo andare a giocare, perché sulla carta, insomma, è un'altra partita di quelle difficili. Speriamo di recuperare qualche calciatore per domenica, qualche buona notizia potrebbe arrivare dallo spogliatoio, dall'infermeria, con qualche altro recupero. Rientra Leo in difesa, che abbiamo visto, insomma, essere determinante per quanto riguarda il gioco di Delio Rossi dietro. Dobbiamo essere ottimisti ancora una volta, Mario, perché no, calotti meno in Serie B per di mattina, anche perché si può dire Serie B fine, sì, Monaco, anche perché questo cammino del Foggia mi sembra, è stato anche detto, sembra un po' quello della nazionale italiana nel 1982, quando vincemmo i mondiali, partimmo, sì, che eravamo quasi eliminati con 3 pareggi. C'è da dire anche un'altra cosa. E poi piano cosa, piano l'entusiasmo ci ha portati a vincere. C'è da dire che dopo la partita del Cerignola, beh, nessuno di noi ci credeva, anch'io sono rimasto molto male, un po' scettico. Poi al 90° minuto in casa, Foggia-Cerignola 1-0, con il quarto uomo che alza lì
il monitor che dice 6 minuti, beh, in tanti non ci abbiamo più creduto. A un po' un certo punto abbiamo creduto forse che era il giorno di Santa Rita, che è l'avvocato delle cause impossibili, quindi ci siamo rivolti tutti a Santa Rita e così questo Foggia in 6 minuti ha ribaltato tutto e siamo andati su questa vittoria con il Cerignola. Adesso a Crotone. Una cosa è non crederci, una cosa è smettere di tifare. Sì. Cioè, è come se la tua signora, che hai sposato con grande amore e le hai promesso amore per nella malattia, nel dolore, nelle avversità, tu pigli e la lasci perché perde 4-1 a Cerignola. Togliete l'amaro del capo. No, no. Vabbè. No, perché comunque c'è l'altro. Con il professore cominciano tutti a... No, però bisogna filosofeggiare, ma c'è gente, certo. C'è gente che ha tifato contro il Foggia, ha smesso di tifare e ha tifato contro il Foggia. Aspetta, Foggiani. Noi mercoledì saremo a Pescara, però, no? Abbiamo detto che mai... Però, ascolta, tu devi mettere una gamba particolare. Abbiamo nominato... Io devo vedere alcune persone, poi chi tifano, poi una squadra, poi un'altra. No, abbiamo nominato, tra l'altro c'è da augurarsi che non ci sia il divieto di trasferta, perché è molto probabile che, sì, che ci perché sia. È stato quasi fatto, sì. Però considerando i tanti residenti foggiani in Abruzzo, magari c'è una se vanno a riempire il settore, c'è una dichiarazione di Zeman al 90esimo della partita di questa sera: sono felice per la qualificazione, non mi aspettavo il Foggia. Bello è questa la risposta. Lo rispondo io a Zeman ti rispondo io, Mario. Se vuoi lo chiamiamo. No rispondo io a Zeman. C'è una frase di San Francesco vabbè, non puoi rispondere con dove dice che un raggio di sole toglie tante ombre, e noi oggi siamo il raggio di sole. Speriamo di allora, grazie, il nostro editore, prego. Su che cosa? Sul raggio di sole. Sul Pescara, su Foggia. Io ricordo una canzone di Francesco De Gregori. Benvenuto raggio di sole. Sì, molto bella. No, vabbè. Sul Pescara. Questo sì. Devi sviscerare questa squadra a Pescara. Vuoi sapere come Quanto ci credi? Ma a questo punto, come qualcuno diceva, l'ostacolo più importante era quello del Crotone, quindi a parte il fatto, va detto adesso, ma devo dire anche prima di questa partita col Crotone, a noi ci stava bene tutto quello che poi poteva succedere dopo, perché il Foggia sta facendo qualcosa di straordinario, contrariamente a quello che pensavano alcuni. E quindi già, come dire, il tifoso può essere soddisfatto dopo aver visto la propria squadra che davvero ha lottato dal primo fino all'ultimo minuto con squadre anche più forti. Quindi ci potevamo ritenere già paghi di quello che era successo nella partita andata col Crotone. È chiaro che oggi, come oggi, l'appetito viene mangiando, visto che hai superato ostacoli importanti, nonostante ci siano mille problemi di formazione, perché non crederci? Come diceva prima Giovanni, l'unico rammarico è che stiamo incontrando tutte squadre dello stesso girone. Avremmo voluto cambiare un po' d'aria, insomma. Ma no, è meglio, perché adesso va bene così. È carta conosciuta. Sì, ma anche da parte degli avversari. Ma il Foggia è stato quello che ha variato di più, perché se è vero che il Crotone ha tolto Lerde e ha messo Zauli, il Pescara ha tolto Colombo e ha messo... Il Foggia è imprevedibile, ha cambiato 4 allenatori. Bravo, il Foggia ha cambiato 5 DS, fra cui il nostro amico DS Alberto Mangano. Ha lavorato bene il DS, l'ultimo DS che ma stai scherzando? Lo se lo portano a Taranto a Mangano. Ma infatti Di Bari mi ha telefonato e ha detto: io non posso venire a Foggia perché c'è Mangano, quindi ha già smentito la notizia. Ciao Timmo. Ecco, io sì. Adesso abbiamo finito di là con l'olivo, mo stiamo facendo un papallone, ma c'è un capo brutto che si muove. Ieri si va bene, fra poco arrivi. Pure a quest'ora raccoglie le olive. Allora, te siamo... che non ti vedo, senti anche la tua presenza. Anche a me. Alberto, anche a me, scusami Carmine, io vorrei collegarmi con il Foggia Club di Gerusalemme, dove dovrebbe essere Giapinto Cinto in collegamento. Se c'è il collegamento con Giapinto Cinto, io
Allora, nel frattempo... Sì, ecco. Perché il collegamento, c'è il satellite. Ce l'abbiamo. Giapinto! Teresa! Comunque l'ho vabbè, visto. Allora, questo è incursione di solo Foggia. Non siamo a parlare con Giapinto Gin. E tu hai incursione che poi parla. Io la signora Teresa l'ho vista col canonico, con la signora. Per i nostri telespettatori sono degli sketch per quanto riguarda solo Foggia che conducono i nostri tre amici. Beh, stasera ce lo possiamo permettere. Volevo però dire al regista, sì, Carmine Francavilla, se riusciamo a collegarci con Crotone, altrimenti insomma andiamo verso la chiusura. Allora c'è un altro, possiamo sì, collegarci con un altro, sì. Tra un po' giro in regia, dai, continuiamo. Va bene. Sì. Va bene. Sempre da Crotone? No, da Crotone no, però un commento alla partita. Però va soverato in mezzo. Il calciatore che vi è piaciuto di più questa sera del Foggia, chiaramente mi dite tutta la squadra, senza ombra di dubbio, ma secondo voi chi è stato il Deus Machina di questa vittoria? Da Attini e a proseguire. Per me Peralta è uno che sta giocando in questo periodo, sta giocando bene e fa salire bene la squadra, cioè determinante. Vigilante. Senti, non so perché io forse ho rivestito il ruolo per tanti anni, ma devo dire che stasera è stato fondamentale Dalmasso, che se non faceva due interventi nel primo tempo, forse oggi ci stavano raccontando un 4-2, un 5-2, non certo un 2-2. Quindi voglio dare la palma del migliore in campo a Dalmasso. Sì. Mangano. Io penso che per lo spirito di sacrificio, penso che Beretta merita il migliore in campo, perché cioè, lui è entrato, ripeto, in condizioni che normalmente impediscono a un calciatore di entrare in campo. Però la squadra a quel punto doveva fare gol, lui anche stando fermo doveva stare lì, far salire la squadra. E si è trovato al punto, giusto. Come ha detto Giovanni, non ho mai visto uno che ha esultato tenendosi, diciamo, linguine. Come si dice? Ma allora i social l'hanno già ribattezzato lo scrotone. Ah, lo scrotone. Okay. Va bene così. Io Lello Scarano. Io credo che il simbolo di questo Foggia dei playoff sia Frigerio. Sì. Per lo spirito combattivo che ci sta mettendo questo ragazzo, al di là del gol che ha riaperto la partita, per quello che ha fatto nelle partite precedenti, ma è proprio per lo spirito che mette in campo, tanta quantità ma anche qualità, un giocatore che in questo momento già merita la promozione personale in Serie B, al di là di quello che avverrà con la maglia rossonera. Ma devo dire, tutti i giocatori stanno facendo dei grandi, certo, playoff. Voglio citare lui, che insomma rappresenta un po' il simbolo per quello che ci mette sul terreno di gioco. Tiziano. Allora, io un plauso sicuramente a tutta la squadra, perché sta soffrendo, sta portando a casa dei risultati probabilmente inimmaginabili alla vigilia, visto e considerato la rosa a disposizione del tecnico, quindi su tutti l'intera squadra. Poi mi riallaccio a quello che diceva Lello, Frigerio soprattutto ha cambiato il volto di questa squadra proprio nelle gare determinanti dei playoff, ma anche Peralta un trascinatore lì davanti per quanto riguarda l'11 rossonero. Bravo anche Dalmasso, che sta dando sicurezza dietro tra i pali, ma sicuramente Frigerio in questo momento è l'uomo in più di questa formazione. Bene, io scelgo Costa. Il contenimento, che non è stato facile, e l'ha distrutto alla fine a Chirico, perché è vero che Chirico scendeva, ma anche Costa scendeva, e Chirico doveva recuperare su Costa. Così giocando, fatto sta che Chirico al 72esimo della ripresa è uscito, e il Crotone a quel punto non aveva più uomini di riferimento, perché loro hanno giocato tutto su Chirico, e su Chirico ha dovuto coprire per tutti i 70 minuti Costa. Diciamo che è stato facile. Secondo me tu hai pensato a Costa perché pensi già alle vacanze, diciamo la verità, quindi per la crociera, e quindi hai Costa crociera. Ci ha preso, diciamo che Zauri ha preso un palo. È arrivato il messaggio in regia per far vedere da Crotone? No, non, collegamento non ce l'abbiamo, possiamo chiudere. Ah, ok.
Va bene. Vabbè, noi ci abbiamo provato, avevamo alcuni riferimenti su Crotone, ma evidentemente silenzio stampa purtroppo. La condizione che poi si è venuta a creare, insomma, un po' di tafferugli. Avevamo un collegamento da fare, però quello che è successo poi. Allora, voglio ringraziare come sempre tutti gli sponsor che hanno creduto in questa trasmissione, hanno creduto in questa TV e hanno creduto in questa squadra. Ringrazio i miei amici ospiti, ringrazio anche uno per uno loro, perché sono coloro che comunque per tutto l'anno vi hanno tenuto compagnia. Il martedì Mangano, Vigilante e Attini vi hanno tenuto sempre compagnia con la loro bellissima trasmissione fatta di umorismo, e nello stesso tempo si parla del calcio e di Foggia. Umorismo e non cabaret, sottolineo. No, ma anche cabaret va benissimo. Zafò, il nostro editore, no, con Zafò, no, il lunedì. Va precisato che loro volutamente vogliono fare ridere, cioè fanno le cose per fare ridere. Stanno quelli che invece involontariamente fanno ridere, non sapendo di fare ridere. Però ci fregano il mestiere, quello è il problema. Fanno ridere più di noi. Zafò, come ben sapete, il lunedì sera, e quindi ci sarà lunedì la trasmissione subito dopo la partita. Venerdì, come ben sapete, e non solo il venerdì, ma anche dopo tutti i TG che ci sono alle 14, dopo che finisce il TG di Attilio De Matteis e Richiello. Scusami. Prego. In chiusura, visto che stiamo in chiusura, io di solito quando chiudo la trasmissione lascio le parole. Tu sei un uomo di cultura, l'hai dimostrato con citazioni varie, San Francesco, Ludovico Ariosto. Io vorrei però far citare una, far dire una poesia, reclamare una poesia un calabrese. Calabrese da parte di Mimmo Martini. Prego Mimmo, quale poeta calabrese? Onore ai vinti. È Peppuzzo da Soverato. Peppuzzo da Soverato. Che dice Peppuzzo? Mi dai la 7, la quale mi dai, Carlo? Sono tre telecamere, come ti manda la 7? Vabbè. Come luna, hai ciccose, mangi via te la faccio. Vabbè. non ho capito niente. Vabbè. Col velone fai tre cose, mangi, bevi e ti lavi la faccia. Mentre... No, ma ha fatto venire però un'idea. Mentre noi abbiamo iniziato la trasmissione, che nell'ottavo cerchio Dante ha messo i detrattori, coloro che parlano male, coloro che cercano di denigrare, no? I deficienti, a che cerchio? Al secondo cerchio. Cioè, al secondo cerchio. Più che un cerchio, un cerchio. E allora per queste persone, e io chiudo qui, per coloro che non ci hanno creduto, Hans Blumenberg, nel secondo libro di Rerum Natura di Lucrezio, naufragio cospettatore. Bello quando sul mare si scontrano i denti e la cupa vastità delle acque si turba. Guardar da lontano il naufragio non mi rallegra l'altrui rovina, ma la distanza da una simile sorte. Buonasera e grazie di essere. Bravo Mario, grazie a Mario Mattitelli. Chapeau, Shampoo. Shampoo. Zafo. Shampoo. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni compagnia, sei lo sfogo agli amarelli. Tonino Pastore Gioielli, rivenditore dei marchi più prestigiosi di gioielleria, orologeria e argenteria. Inoltre offre un servizio di assistenza su orologi e gioielli di ogni genere. Gioielleria Tonino Pastore, dal 1960. Gioiellieri per passione. Via Arpi 98, Foggia. Thank you.
Da Foggia a Sant'Agata di Puglia viaggi gratis tutte le domeniche per trascorrere una giornata indimenticabile sulla Loggia delle Puglie. Viaggio e visite ai monumenti gratuiti. Info su www.comune.sant'agatadipuglia.fg.it. Osteodolor con estratti di arnica, mentolo, artiglio del diavolo. Crema a base di ingredienti naturali, grazie ad un effetto termico, dona sollievo immediato. Osteodolor, la nuova farmaceutici, Diego Del Vento. Bar Coco vi attende in via dell'Immacolata 32 a Foggia per gustare aperitivi, gelati e un'ottima pasticceria curata dall'arte del maestro pasticcere Gennaro Volpe. Vi aspetta inoltre per festeggiare onomastici, compleanni, lauree e vedere insieme le dirette calcio ed eventi sportivi. Offre inoltre servizi pagamenti e tabacchi.